il paese desertico per antonomasia. Prende infatti il suo nome dal Namib, il deserto ritenuto da molti il più antico al mondo. Ma la mostra Namibia, arti di una giovane generazione nella collezione Wurt, ci mostra un paese tutt'altro che arido, una scena artistica estremamente ricca, prolifica e creativa. Le opere di 33 artisti contemporanei che vivono e lavorano in Namibia ci accompagnano in un viaggio alla scoperta di una scena artistica vivace, tra le più interessanti del continente africano. Sono espressione di una nazione nascente, una terra di eccezionale bellezza ma profondamente segnata dal suo passato di colonia tedesca prima, protettorato del Sudafrica in seguito e dalla faticosa conquista della propria indipendenza raggiunta solo nel 1990. Il titolo della mostra Arti di una giovane generazione non fa riferimento solo ad artisti giovani nati poco prima dell'indipendenza, ma comprende anche quegli artisti attivi prima del 1990 che hanno vissuto sotto l'occupazione sudafricana e l'apartheid e che in alcuni casi hanno contribuito attivamente alla conquista dell'indipendenza del loro paese. Questi artisti ora sono liberi di esplorare i profondi cambiamenti in atto grazie alla ricerca di nuove tematiche e modalità espressive. La nuova generazione riunisce quindi tutti gli artisti contemporanei, giovani e meno giovani, che assieme contribuiscono ad instaurare un nuovo status quo. In mostra ricorrono tematiche comuni ed urgenti come l'identità culturale e personale, ma anche la coscienza sociale. Ognuna delle opere è di per sé significativa perché espressione di una poetica individuale e personale. A metà strada tra la tradizione e l'esplorazione contemporanea, gli artisti in mostra si confrontano su grandi temi come il paesaggio namibiano, la spiritualità, la vita rurale e le questioni di attualità politica e sociale come il consumismo eccessivo, la diseguaglianza sociale e il problema della comunicazione. Le storie personali di questi artisti, alcuni autodidatti, si mescolano alla storia collettiva del loro paese. Dalla meravigliosa varietà degli sguardi artistici traspare la grande, ricca tradizione namibiana e le culture delle tribù, ma anche la presenza di diversi gruppi etnici che convivono insieme. Un melting pot composto da 13 etnie e 16 lingue e dialetti diversi. Inoltre in mostra sono rappresentate diverse tecniche, disegno, pittura, fotografia, ma anche tecniche più tradizionali come il quilting, l'arte della trapunta, o più attuali come il riciclo. Particolare interesse è riservato alle tecniche di riproduzione, come l'incisione su linoleum e su cartone, vero motivo di orgoglio nazionale per gli artisti namibiani, oltre alla presenza di opere tridimensionali in pietra, ferro, legno e cera. Una varietà di tecniche che attraversa le generazioni, riflettendo la ricca e prolifica scena artistica della Namibia di oggi.